Allora, ragazzi, adesso vi spiego come una mappa diventa una presentazione. Partiamo da questa mappa qua, che si chiama presentazione, e vedremo come questa mappa diventa una presentazione, ovvero come sarete in grado di presentare i contenuti che avete preparato. Facciamo un esempio che sia la tesina d'esame, e passo passo voi, finché io sto facendo questo video, sul vostro computer fate la presentazione. Quindi state attenti che non ho modo di fermarmi né riprendere le attività. Allora, per fare una presentazione da questa mappa, dopo averla completata con i collegamenti 1, 2, 3, 4, 5 che esprimono i concetti di riferimento, e qui potrebbe essere l'energia, e qui un'espansione di tecnica, un testo di italiano, l'argomento di scienze, energia nella musica e così via. Quindi questa potrebbe simulare tranquillamente la mappa d'esame. Dovete, e dopo che l'avete completata con le immagini e tutto il resto, seguitemi passo passo, andare in finestra e aprire strumenti, non finestra, editor di presentazioni. Editor di presentazioni. A questo punto si apre una finestra qui laterale nuova che non avete mai visto. Lo fate perché io sto facendo la videoregistrazione, ma voi dovete seguirmi. L'editor di presentazioni è la simulazione di una presentazione fatta con Impress o PowerPoint, con la differenza che è modulare. Voi la potete esprimere finché lei esce fuori. Andate in visualizza e adattate l'immagine allo spazio e cominciamo a creare la presentazione. Badate, sono pochi passaggi, ma se non li capite non riuscite a farla. State attenti, dovete prima di tutto selezionare tutta la mappa. Dopo che l'avete selezionata, seguitemi passo passo, il primo bottone qui in alto a sinistra dice duplica la diapositiva e adiziona gli oggetti. Cliccate qua e avete creato la prima diapositiva, ovvero avete creato una diapositiva che contiene tutta la mappa, perché per presentare una mappa si parte sempre dalla mappa completa e poi si spiegano i nodi uno a uno. Questa barra laterale mostra quello che voi avete fatto. Praticamente avete collegato alla prima diapositiva tutti quanti i nodi e concetti. Attraverso questo bottoncino chiudete questa cosa in modo che possiate avere lo spazio libero. Se vi pare di aver sbagliato, non fate altro che schiacciare X e cancellate tutto, come sto facendo io adesso per farvi vedere. Ok, rifaccio, rimpicciolisco la mappa perché non ce l'ho tutta. Adattamela alla finestra, la seleziono e gli dico creami una mappa, una diapositiva, la prima diapositiva. La prima diapositiva tiene tutto, fatto. La seconda diapositiva invece voglio che mi faccia vedere il titolo, il collegamento, l'uno, il collegamento e il suo concetto. Quindi per fare questo seleziono presentazione, schiaccio il tasto CTRL e contemporaneamente schiaccio il collegamento 1, il numero 1, il collegamento al concetto e il concetto. A questo punto però schiaccio il bottoncino 2, perché il bottoncino dice aggiunge gli oggetti selezionati a una nuova diapositiva. Eccola qui. Quindi la seconda diapositiva avrà non più la mappa intera, ma questo collegamento con questo argomento. Adesso rifaccio l'operazione per la diapositiva 3. Seleziono il collegamento al 2, il legame 2, il collegamento al concetto e il concetto. E dico ancora una volta, aggiungi questi oggetti, eccolo là. E lui mi ha fatto, come vedete, la presentazione sta aumentando. Adesso faccio la terza diapositiva e poi vado a vedere le cose come sono venute. Riseleziono il legame
seleziono il 3, seleziono ancora il legame e seleziono il concetto e faccio un'altra diapositiva. Adesso, per vedere come ho fatto le cose, clicco ridimensiona CMAP a Scarmentero, aumento un po' la trasparenza a metà, è tutto quello che dovete fare voi finché lo spiego, e poi mostra la presentazione a Scarmentero. Allora, questa è la presentazione. La prima diapositiva che voi andrete a spiegare è la mia mappa, io l'ho costruita tenendo conto di queste espansioni che sono i collegamenti che andrò a spiegare e bla bla. La 2, eccola qua. Adesso vado a spiegare il collegamento che riguarda la 3, eccola qua, e la 4, eccola qua. Sta funzionando, la mappa sta funzionando, vedete che sta funzionando. Adesso torno indietro attraverso questo bottone qua e vado avanti a costruire la mappa. Siccome qua non c'ho più spazio per vedere le cose, le concentro e vado a fare la mappa 5. Evidenzio il 4 perché sono arrivato qui e con CTRL clicco 4. Adesso faccio un errore volutamente, lascio indietro questo collegamento perché io faccio la mappa 5. Però la mappa 5 è corrotta, ne manca un pezzo. Faccio la mappa 6. Faccio la mappa 5. E anche la mappa 6, la presentazione 6, la sbaglio. Lascio indietro, per esempio, il numero. Per così vi faccio vedere che se uno sbaglia come fa. Torno a vedermi la mappa per intero. Allora, vedete la 5 che è sbagliata? Devo tornare ad aggiustarla, mettere questo collegamento che mi manca. Allora, torno indietro. Vado sulla 5, che è questa. Vedete che manca questo collegamento? Lo aggiungo, facendoci clic sopra, e dico, aggiorna la diapositiva. Ecco che la 5 si è aggiornata con quel pezzo che mancava. Adesso faccio anche la 6, eccola qui là, e faccio una nuova diapositiva, eccola 6. Ovviamente le diapositive di questa presentazione escono con il tempo che do io facendo clic su questi bottoni che rappresentano i collegamenti. Vedete? Ripeto. La sottoimpressione l'ho lasciata io, però potevo lasciarlo libero, che non si vedesse nulla, semplicemente abbassando la trasparenza. A questo momento io non vedo più niente. Però in genere l'immagine sotto aiuta a far venire alla memoria i concetti. Io la lascerei poco poco. Allora, questo è il sistema per costruire la mappa. Se per esempio pensate di aver sbagliato la prima diapositiva, basta cliccare rosso e rimuove la selezione, cioè rimuove la diapositiva. Questa presentazione voi la potete presentare così, la potete videoregistrare, che è l'esempio della mappa che ho fatto con la Giada, io ho videoregistrato questa cosa qua, oppure la dovete presentare sul computer che hanno CMAP. Se voi arrivate con questo file sul computer che non ha CMAP, non la presentate, del resto succede anche con PowerPoint. Adesso chiudo la videoregistrazione e la metto sul video della classe, così